Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi direzione Monte Calvo. Non so se da qui riuscite a vedere la croce, non si trova su questa vetta più alta, ma di qua a sinistra. Lì si vede la croce. Questo è l'inizio del sentiero. Guardate che bel posto. Vediamo se è parcheggiata bene, sì, ok. E inizio a camminare. Ho percorso quasi un chilometro e guardate che belle quelle rocce. Allora, guardate che luogo meraviglioso, bellissimo. Siamo a maggio, per cui la pianta alpina Maggio Condolo Alpino dovrebbe essere molto comune, ma in realtà in queste escursioni non ne ho viste molte. Qui invece ce ne sono tantissime, guardate. Una, due, tre, quattro. Segnaletica, perfetto. Fonte Novara. Monte Calvo, 2 ore e 50. Allora, qui c'è un incrocio, per fortuna c'è la segnaletica, altrimenti non saprei dove girare. Quota 1215, Monte Calvo a destra, 2 ore e 20. Wow, che salita! Qui è proprio ripido. Vediamo. Allora, 1 ora e 50, Monte Calvo. Fonte Novara, da dove sono passato prima. E qui è quota 1370. Ok, quindi di qua. Ma di qua il sentiero non c'è. Vabbè, vediamo. Allucinante, è allucinante. Il GPS non ha più segnale ed io mi sono perso. Ma d'altra parte qui il sentiero non c'è. Lì ce n'era un pochino, ma tutto ricoperto. Evidentemente non ci passa nessuno. E guardate dove mi trovo. Niente, devo rinunciare. Ci vediamo più avanti. Cerco di intercettare il sentiero che mi porta alla macchina, perché sinceramente oggi già tornare in macchina è una bella soddisfazione. Il Monte Calvo
La vetta che volevo raggiungere è quella. Ne mancava di strada, però qui in mezzo non si capisce niente, niente, niente. Per andare sul Monte Calvo vi conviene passare per le antenne. Qui è un casino. La mia cara nonna, a cui ero molto legato, mi diceva spesso che ad ogni cosa brutta che ti accade nella vita, se sei in grado di cercarla, ne trovi una bella. Devi solo essere in grado di trovarla. In questo caso di brutto, oggi c'è che non sono riuscito ad arrivare in vetta. La cosa bella è che ho fatto una passeggiata all'interno di questo posto incredibile, molto selvaggio, molto molto selvaggio. Ok, sono arrivato a questa chiesetta. Mi sembra addirittura che sia aperta, vediamo. Perché luce. Wow, è aperta. Vediamo. Richiudiamo. Ok, vado un po' più avanti. Allora, sono quasi tornato alla macchina, pro e contro della giornata. Cominciamo con il lato negativo, non ho raggiunto la vetta. Il lato positivo è stato meraviglioso. Il profumo che ho respirato passeggiando lungo questo sentiero, pieno di fiori, ne ho visti tantissimi, alcuni non li avevo mai visti. Emanavano un profumo. Oh, ancora lo sento. Mi sono rigenerato i polmoni. Adesso torniamo in città. Vabbè, viviamo lì. Grazie infinite per aver guardato questo video, anche se senza la vetta. È sempre un pochino triste. Dico tante cose belle per tirarmi su, ma in realtà. Vabbè dai, è andata così, dai. Ok, ci vediamo alla prossima.